francamente. Adesso vediamo, anche di non fare i polveroni, vediamo le singole cose, perché non credo che si possa mettere tutto nel mucchio. Certamente abbiamo assistito a dei fatti che veramente inaccettabili. Non sto parlando adesso dei singoli casi, io non conosco, ho letto dichiarazioni di alcuni nostri consiglieri che diciamo ridimensionano, minimizzano questa cosa, quindi io mi auguro che sia così naturalmente. Però insomma in giro per l'Italia ho visto per esempio il caso Liguria e altri, insomma ci sono delle cose, cioè insomma deve valere un principio, non si fa la spesa coi soldi pubblici, punto. O lo si capisce o lo si fa capire. Quindi io credo che questa sia anche l'occasione veramente per fare un elemento di chiarezza, anche di ripristino di un profilo della politica che deve avere una sua dignità, una sua sobrietà, una sua serietà. E su questo sia chiaro, io metto questo come il primo punto, prima ancora del lavoro, il primo punto del programma di governo. Ho detto moralità, vuol dire moralità pubblica, per ottenere anche moralità privata, perché dobbiamo partire da lì, dalla sobrietà, dal rigore della politica, la riduzione dei costi. Adesso quando andrò a Firenze venerdì dirò più chiaramente insomma elementi di questa piattaforma, più precisi anche, e bisogna poi però aggredire dei fatti come ci vogliono norme contro la corruzione ben più forti di quelle che abbiamo fatto, ci vogliono norme a proposito di Monte dei Paschi, devo sentirmi dire dalla destra delle propagande che ha cancellato il reato di falso in bilancio, ma se tocca a me lo reintroduco il mattino dopo, e vale per banche, per imprese, per tutti quanti, non è mica possibile. Quindi insomma c'è un'offensiva da fare sul tema della moralità pubblica, dell'onestà, del civismo, e la faremo con grande determinazione.